uno dei leader del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle che ha fatto il botto, ha fatto il cappotto anche in Campania. E questo 33,6% sul piano generale, che conferma più o meno i primi exit poll, come lo avete preso? Intanto buonasera a tutti, in questo momento è chiaro, siamo qui nel quartier generale di Napoli, siamo molto contenti perché sembra che anche la città di Napoli e tutta la Campania abbia risposto in modo clamoroso, e io credo che in questo momento venga premiato un lavoro molto importante fatto negli ultimi 5 anni, e oggi il movimento potrebbe diventare davvero il perno del Parlamento italiano. Ecco, 5 Stelle che si allunga di almeno 5 punti anche alla Camera, e però sempre sul piano nazionale anche la Lega che si allunga su Forza Italia. È un dato che in qualche modo vi aspettavate? Al di là delle aspettative degli altri partiti o movimenti, guardo il nostro, guardo il mio e dico che ci sono risultati che premiano un lavoro davvero difficile, davvero lungo, forte, che abbiamo fatto in questi anni. E in questo momento aspettiamo poi i risultati finali, però mi sento di ringraziare Napoli, i napoletani e tutti i cittadini della Campania. Ecco, anche alcuni collegi come il suo Fuorigrotta, ma anche quello del Vomero, sembrano confermare per il momento, almeno stando ai dati parziali, il Movimento 5 Stelle avanti anche sulla coalizione di centrodestra. Sì, il trend sembra quello, speriamo che sia anche il risultato definitivo, ma come le ho detto, i dati che ci arrivano dai seggi, quindi i dati reali dei nostri rappresentanti di lista, sono molto buoni in tutti i quartieri di Napoli. Un'ultima domanda, Roberto, ha sentito Luigi Di Maio in questi ultimi minuti? Questi ultimi minuti no, ci siamo sentiti un po' prima degli exit poll. E come stava? Stiamo bene. È pronto a venire in Campania? Noi siamo sempre anche in Campania. Quindi resterà a Roma probabilmente anche domani? Non lo so. Va bene, grazie. Dal Neapolitans è tutto, grazie, una buona serata ai nostri telespettatori. Ci vediamo ovviamente domattina per i nuovi collegamenti in diretta, sempre qui da Napoli. Buona serata.